Pronto, la Roma inizia da sinistra verso destra con maglietta bianca, calzoncini rossi ovviamente e bande gialle. Dall'altra parte risponde da destra verso sinistra la Pink Bari con il classico completo rosso con numeri e pantaloncini bianchi. Primo possesso palla a favore della compagine giallorossa, apertura sulla sinistra, irraggiungibile però la palla per Fracassi, spera che si perde sul fondo. Ovviamente numerazione differente rispetto a quella che abbiamo enunciato in sede di presentazione per quel che riguarda la compagine giallorossa. In porta sì Pipitone, ma non con l'1 ma col 21. Linea difensiva composta da Savini col 4, Gambarotta con il 27 e appunto Fracassi con l'11, largo sulla sinistra. Via via ovviamente col proseguo della partita correggeremo anche quella che è stata l'iniziale numerazione. Possesso palla adesso per la compagine giallorossa che gestisce con Gambarotta, che verticalizza verso Greggi, aggancia con il petto ma non riesce, poi prolunga di testa in qualche modo, sfera gestita sulla sinistra, fallo probabilmente Rani di Biasotto. L'arbitro fa proseguire la sfera recuperata da Gambarotta che si appoggia dietro verso Ciccotti, che a sua volta fa correre in orizzontale per la numero 4 Savini. Alza la testa al centrale difensivo dell'Aresso Roma, prova a verticalizzare la giocata di prima di Simonetti, velo di Nagni per servire Greggi che però non capisce la lettura della propria capitana. Allora brecca a centrocampo di Coluccini, interrotto però sul nascere dal Bari che può ripartire. Questo lancio in verticale per Privitera che sponda sulla destra, o meglio sulla sinistra, dell'attacco biancorosso, fallo subito da Ceci e quindi primo calcio di punizione della partita a favore del Bari. Si partirà quindi con questa rimessa, o meglio a palla inattiva sulla tre quarti campo a favore della compagine biancorossa, come detto penultimo posto in coabitazione per il Bari con il Vittorio Veneto. Solo una migliore differenza di fino a questo momento premia la compagine pugliese. Pallone scodellato dentro l'area di rigore da parte del numero 8 della compagine ospite Piro, però disimpegna in qualche modo la retroguardia della Ressa Roma che adesso può ripartire sulla corsia di destra. Palla portata in avanti da Biasotto che prova lo scarico centrale, buona però la lettura di Rost che poi apre in verticale verso Privitera, verticalizzazione di quest'ultima, l'intervento puntuale in fase di interdizione da parte di Savini. Simonetti, apertura verso Greggi che insegue questo pallone troppo lungo però per la giovanissima giocatrice oggi schierata con la maglia numero 19 da Fabio Melilli, alle spalle fondamentalmente di Vanessa Nagni che reagisce come terminale offensivo anche nella partita odierna, ovviamente giocatrice di riferimento assoluto per quel che riguarda lo scacchiere tattico giallo-rosso. Vanessa Nagni che adesso apre per Simonetti, che ha spazio anche per gestire questo pallone, ha troppa fretta però la numero 97, quindi può ripartire il Bari con Deborah Novellino, volto assolutamente da copertina di questi giorni del calcio femminile italiano, la numero 3 del Bari, intervistata anche nella serata di ieri. Abbiamo avuto modo di scambiarci più di due chiacchiere a dire la verità nell'albergo che ospitava la Pink Bari, ovviamente argomento di strettissima attualità per la figlia nonché nipote d'arte della Pink Bari, la qualificazione, passatemi il termine, per le prefinali di Miss Italia, una notizia che in qualche modo sta spopolando sul web e che sta arricchendo ulteriormente anche la visibilità del calcio femminile italiano. Riposta adesso l'Aresso Roma con lancio in verticale di Savini a cercare una compagna di squadra. Morra fa scorrere per la compagna di reparto, la numero 5 Soru, che lancia però direttamente sul fondo. Ovviamente Antonella Morra, anche altra storia nella storia di questa partita, un ex importante, lo scorso anno giocava con la maglia dell'Aresso Roma su questo stesso impianto, da quest'anno è riscesa giù al sud fondamentalmente, lei che ha origini pugliesi e da quest'anno appunto è tornata a indossare la maglietta della Pink Bari. Pallone gestito adesso dalla Rost che si appoggia ancora sulla destra verso Novellino che salta secca l'avversario Caruso, poi gestisce la palla centralmente verso Piro che viene però attaccata da Greggi, 1-2 con Nagni. Simonetti tutto di prima, molto bene con l'Aresso Roma. Coluccini, apertura sulla sinistra per Greggi che ha campo per avanzare, ancora Greggi arriva fin dentro l'area di rigore, la Morra la contiene con il fisico e con tanta esperienza e fa scorrere il pallone sul fondo. Prima se possibile proiezione offensiva della compagine padrona di casa, firma ovviamente Greggi, ma ottima la chiusura come avete visto anche di Antonella Morra che ha fatto prevalere il fisico oltre che tanta esperienza. E quindi rimessa dal fondo battuta da Di Bari, corta, non interviene nessuno, meglio c'è l'intervento falloso ai danni della Rosta e quindi calcio di punizione a favore della Pink Bari che può far respirare
proprio raggio d'azione, pallone inverticato scaraventato da Pirro a cercare sulla sinistra Ceci, è in anticipo però la retroguardia giallorossa, la palla però viene recuperata ancora dal Bari che la gestisce con Conte che poi apre ancora verso Ceci, Ceci dentro per Conte, 1-2, pallone al limite dell'area, Privitera si appoggia dietro per Rosteca. Spazio anche in un primo momento per pensare al tiro, poi ritorna sui suoi passi, prova la verticalizzazione, arriva la segnalazione di fuori gioco, l'arbitro però fa giustamente proseguire per il vantaggio. Allora siamo già sul cerchio di centrocampo con Flavio Simonetti, ancora Simonetti alza la testa, poi si appoggia dietro per Coluccini, tattico playmaker anche oggi della compagine giallorossa. Coluccini, giocatrice importantissima, rientrata a disposizione, scacchiere tattico di Melillo dopo una scorsa stagione tra alti e bassi condizionata da troppi tanti infortuni. Qua l'apertura intanto di Simonetti si è persa sul fondo, uno scacchiere tattico delle due squadre abbastanza lineare per quel che riguarda la Pink Bari, un 4-4-2 con Ceci più in proiezione offensiva sulla corsia di sinistra e davanti di fatto la coppia composta da Privitera e Conte a farla in qualche modo da padrone, mentre invece sul lato destro c'è Penelope Riboldi, ex tra le altre di Mozzanica, giocatrice di grandissima esperienza. Ora qua appunto Ceci che serve sulla destra e il prolungamento da parte di Conte, prova a cercare Riboldi, è in anticipo però è in copertura Savini che si accontenta quindi della rimessa in gioco con le mani, già battuta verso Ciccotti. Dall'altra parte invece schieramento tattico un pochino più creativo, verrebbe da dire, per quel che riguarda Fabio Melillo, con una linea difensiva a 4 e poi una sorta di 4-3-3, anche se Greggi e Simonetti solo in fase offensiva sembrano allinearsi con Nanni, per il resto una sorta di 4-3-2-1 con quest'ultimo appunto Simonetti e Greggi in appoggio dell'unica punta riferimento offensivo che è Vanessa Nanni. Nanni che da quest'anno si ritrova di fatto gran parte del peso offensivo della sua squadra sulle spalle dopo che nell'ultima stagione aveva potuto contare e non poco sul supporto di Valeria Pirone, che è diventata poi di fatto l'autentico riferimento nel momento in cui la stessa Nanni sarà costretta ai box per maternità. Nel frattempo rimessa dal fondo ancora a vantaggio della Pink Bari che va a battere la stessa di Bari quando siamo ormai arrivati al sesto minuto di gioco, risultato ovviamente ancora fermo sullo 0-0. Novellino, palla in verticale praticamente nel nulla, troppo lunga per tutti e quindi riconsegnata di fatto nelle mani delle ragazze appunto della Resto Roma che vanno a rimettere in gioco con Savini che alza la testa e verticalizza a cercare Simonetti, attaccata alle spalle da Novellino, c'è il fallo di quest'ultimo e quindi calcio di punizione fischiato dal direttore di gara che come detto è il signor Mulas della sezione di Sassari. Calcio di punizione va a battere sulla corsia di sinistra la Resto Roma proprio davanti alla panchina di Fabio Melillo, un movimento a ridosso dell'area di rigore del Bari, spiovente cercato in verticale, troppo lungo per la Greggi se non abbiamo visto male, quindi allontana di testa la retroguardia barese. Adesso gestisce il pallone Rost che apre sulla sinistra a dove a campo per avanzare Privitera, ancora Privitera alza la testa, prova a servire una compagna, poi trova un corridoio centrale per Pirro che a sua volta provava un filtrante per Rost, ha letto molto bene la situazione Gambarotta che poi gestisce la palla, ancora Simonetti nuovamente sulla destra, ancora Simonetti, tutto di prima, gioca sempre di prima la numero 97 della Resto Roma, Coluccini alza la testa e scodella dall'altra parte a cercare Vanessa Nanni a campo per gestire la palla del capitano della Res, ancora Vanessa Nanni, punta Novellino, cross in mezzo, esce Di Bari in anticipo sul possibile tentativo di intervento da parte di Caruso e rimette subito in gioco con le mani, ma può ripartire il Bari, primi minuti ad altissimo livello, ancora non ci sono state grandissime occasioni ma malgrado le premesse di classifica questa è una gara sicuramente che le due squadre almeno inizialmente sembrano affrontare a viso aperto. Fallo netto in ritardo ai danni della numero 10 Conte e arriva il primo cartellino giallo della partita, sventolato in faccia alla Savini, primo ammonito dell'incontro al numero 4 della Resto Roma, il fallo subito da Conte, il ritardo sicuramente Savini e quindi arriva il primo cartellino giallo della partita, sponda ovviamente Resto Roma, calcio di punizione a favore del Bari che va a battere la numero 8 Pirro. Quasi tutte, anzi tutte le giocatrici ci sono fatte per Di Bari nella metà campo della Resto Roma. Parte Pirro con l'esterno destro, pallone dentro l'area rigore, anticipa Coluccini, la palla rimane ancora al limite dell'area, poi Greggi perfeziona il disimpegno, Nanni può alzare la squadra, lo fa subendo un fallo provvidenziale da parte di Rost. Tanto si accendono un attimo gli animi, alcune proteste da parte della retroguardia, o meglio da parte della giocatrice del Bari che aveva commesso fallo Rost nei confronti del direttore di gara. Arbitro ha invitato la giocatrice barese a non perdere tempo ulteriormente, inutili proteste. Nel frattempo si è rimesso in gioco, la palla però si è persa sul fondo e quindi calcio di rinvio da fondo appunto che va a battere Di Bari,
apertura sulla sinistra dove c'è Ceci che addomestica questo pallone, accerchiata la maglia avversaria, poi Ceci prolunga in verticale per Privitera che aggancia con il petto, accerchiata anche lei la maglia avversaria, poi con il tacco prova a servire una compagna, c'è il fallo che interviene in questo momento, il direttore di gara in primo momento l'ha fatto scorrere, poi però il fallo netto da parte di Maffei, forse ci sarebbe stato anche l'intervento con un cartellino giallo da parte del direttore di gara, invece non è stato di questo avviso e quindi si ripartirà con un calcio di punizione per la Ressa Roma, sostenuta anche quest'oggi qui all'impianto Raimondo Vianello dai propri tifosi. Una Ressa che dopo un inizio stentato di campionato ha saputo nelle ultime giornate del 2015 rialzare la testa, rialzare soprattutto la propria classifica. Attenzione, palla dentro l'area di rigore, può gestire in qualche modo la numero 16 Caruso sulla linea di fondo, attaccata da un'avversaria. Traversone al centro di Simonetti, avvoda un po' tutti, attenzione sul secondo palo, arriva Biasotto che ha cercato un controllo con il petto, palla sbucata praticamente dal nulla, Biasotto se l'è ritrovata a pochi metri dalla porta avversaria, non ha avuto la reattività per calciare verso la porta del Bari, quindi ha disimpegnato la compagine ospite per adesso gestita da Riboldi che si appoggia dietro per Morra, sventagliata in verticale, colpo di testa di Savini in anticipo che fa partire, o meglio prova a farlo sulla sinistra Fracassi, pallone che scivola sul fondo, quindi ci sarà rimessa in gioco con le mani a favore del Ressa Roma con Savini, cerca il movimento di una compagna di squadra, trova Simonetti che prolunga di testa in anticipo, però Morra dopo la sporcata da parte di Novellino, Morra con il destro ad aprire sulla sinistra dove fondamentalmente non c'è nessuno, Biasotto di testa costringe Gambaretto a inseguire questo pallone, numero 27 scarica poi centralmente per Coluccini, attaccata alle spalle ancora Gambarotta che si appoggia dietro per Ciccotti, fa girare bene il pallone la Ressa Roma fino a questo momento, sicuramente la percentuale di possesso palla è più a vantaggio della compagine giallorossa, Nagni non legge il movimento di Biasotto e la consegna di fatto il pallone alle avversarie, possono risalire, nel frattempo subisce fallo Privitera e arriva la segnalazione da parte del direttore di gara, si ripartirà quindi con un calcio di punizione a favore della Pink Bari, calcio di punizione lasciato ancora una volta la numero 8 Piro, è lei l'incaricata a battere tutte le palle inattive della compagine biancorossa. Anche in questo caso tutti a ridosso dell'area di rigore della Res. Pipitone chiama ovviamente il movimento difensivo delle proprie compagne di squadra. Piro studia la situazione. Parte con il destro il numero 8 del Bari dentro l'area di rigore, interviene di testa Ciccotti, poi Scaruso anticipata ma spinta anche alle spalle, quindi calcio di punizione a favore della Res Roma che può respirare, diciamo appunto una Res che dopo un inizio a quanto stentato per quel che riguarda le gare, soprattutto qui all'impianto Raimondo Vianello dove negli ultimi anni si era un po' costruita la fortuna della compagine di Melillo, la Res Roma nelle prime gare oltre ad aver pareggiato col Sud Tirol ha perso 1-0 sempre qui all'impianto di Via Norma contro il Lucerna, nel mezzo anche un pareggio in casa del San Zaccaria, poi la sconfitta tutto sommato prevedibile contro la GSM Verona 5-0 in casa proprio della compagine campione d'Italia, e poi la compagine di Melillo ha di fatto invertito la rotta vincendo 2-0 contro Riviera di Romagna, 1-0 qui al Vianello grazie al gol di Rihanna Nainggolan contro il Tavagnacco, una sfida di grandissimo prestigio, attenzione però adesso a Simonetti che aggancia questo pallone sulla tre quarti, pensa e prova la conclusione di Bari in due tempi, anzi in tre se è possibile, la fa sua, di Bari aveva completamente sbagliato la rimessa in gioco favorendo di fatto il tentativo della Res Roma, e diciamo appunto le due vittorie di fila contro Riviera e Tavagnacco che hanno in qualche modo reso se non altro un po' più sereno il Natale della Res, che poi nell'ultima gara del 2015 ha sì perso ma tutto sommato a testa alta in caso del Brescia, una delle altre grandi corazzate di questo campionato, al momento la Res Roma sarebbe salva, infatti il settimo posto in classifica permetterebbe alla compagine di Melillo di confermarsi anche il prossimo anno in Serie A, cosa che invece sta disperatamente cercando di ottenere ancora la Pink Bari, come detto undicesima in classifica, di fatto ultima come punteggio insieme al Vittorio Veneto, è solo la miglior differenza reti che premia al momento le pugliesi rispetto alle venete, cammino molto difficile per la Pink Bari che nella prima giornata perse 3-0 contro il Mozzanica, poi la vittoria in casa proprio del Vittorio Veneto in quella che è stato l'unico successo sin qui, o meglio l'unica non sconfitta sin qui della compagine pugliese. La sconfitta poi a seguire contro San Zaccaria 1-0, 3-0 contro la Fiorentina, 7-1 addirittura contro la GSM Verona, il 3-2 in casa del Sud Tirol in quella che è stata una gara sicuramente deludente per la compagine pugliese vista anche le aspettative, poi nell'ultima gara del 2015 il 5-2 incassato interno contro il Tavagnacco.
bisogno di tornare a vincere ovviamente la Pink Bari dopo l'unico successo targato appunto seconda giornata in casa contro il Vittorio Veneto. Ciccotti alza la testa, palla in verticale verso Nagni, fa scorrere questo pallone sia lei che la diretta marcatrice, quindi si ripartirà con la messa in gioco per Di Bari. Maffei dietro per Morra, ancora Maffei, rischiano qualcosina le ragazze baresi ma poi riescono a disimpegnarsi. Ceci, Biasotto anticipa Privitera ma la palla rimane ancora incollata tra i piedi della numero 9 del Bari, ancora Privitera, punta un avversario, poi scarica verso Ceci, 1-2 ancora con Privitera che insegue questo pallone ma non riesce a raggiungerlo, troppo lezioso in questo caso il disimpegno del Bari e quindi rimessa in gioco con le mani a favore dell'Ares Roma. Ci sono state grandi occasioni fino a questo momento, ritmo alto soprattutto nei primi minuti, siamo adesso al 16° di gioco, risultato fermo ovviamente ancora sullo 0-0. Ciccotti, Savini, palla in verticale a cercare il movimento di una compagna di squadra, in anticipo però Di Bari si era proposta come al solito sulla sinistra Fracassi, irraggiungibile proprio questo pallone per la velocissima numero 11 dell'Ares Roma. Quando si tratta di offendere, di fatto raggiunge la linea di centrocampo trasformando lo scacchiere tattico di Minillo in un classico, da un classico più presumibile 4-3-3 in un 3-5-2, molto camaleontica l'interpretazione tattica delle ragazze giallorosse in campo. Apertura adesso sulla destra a cercare Riboldi che ha spazio per gestire questo pallone attaccato da Savini, ancora Riboldi col mancino, cerca l'inserimento di Piro, l'anticipo dell'altra numero 8 Coluccini che fa un bel break sulla limite dell'area di rigore, alza la testa Coluccini, poi prova il lancio per Nagni che danza sulla linea del fuorigioco, pallone però imprendibile per Vanessa Nagni che manda un sorriso a dir poco sarcastico all'indirizzo della compagna di squadra. Apprezzabile comunque se non altro in fase di interdizione l'iniziativa di Coluccini. Spera ancora adesso gestita sulla linea di centrocampo dal Bari, Riboldi centralmente verso Rost che prova in verticale, Coluccini interviene, ancora Rost dietro per Morra, la palla scorre senza che nessuno del Bari riesca a intervenire, Savini, Fracassi scusatemi, dietro per Savini che fa correre in orizzontale verso gamba rotta Coluccini, Simonetti attaccata alle spalle proprio a liberarsi di un avversario, ci riesce, alza la testa Simonetti, pallone in verticale verso Biasotto, è in anticipo però Soru che protegge la sfera, la tocca per ultima e di fatto regala un calcio d'angolo alla compagine giallorossa. Soru si era anteposta tra Biasotto e la linea di fondo, la palla poi gli era carambolata addosso e quindi di fatto si ripartirà con un calcio d'angolo, il primo della partita a favore dell'Ares Roma. Vediamo poi chi andrà a battere, nascosta fondamentalmente dal nostro raggio d'azione, Simonetti, pallone dentro alle rigori, Coluccini al volo di prima, ancora Simonetti sulla linea di fondo, la palla al centro, Nagni! Ed arriva il gol dell'1-0 dell'Ares Roma, una palla che sembrava persa, è stata raccolta sul fondo da Simonetti, che l'ha rimessa dentro di prima, e Vanessa Nagni come un avvoltoio in estirata a trafitto di Bari per il gol che al minuto numero 19 di questo primo tempo sblocca la partita al Vianello di Roma. Res Roma 1, Bari Pink Bari 0, sblocca Vanessa Nagni al 18° minuto. Davvero una gran bella giocata in fase offensiva, quella di Vanessa Nagni che ha spedito alle spalle di Di Bari un cross basso teso di Simonetti, molto brava anche la giocatrice numero 97 dell'Ares Roma che dopo aver battuto il calcio d'angolo e dopo una conclusione sbilenca di Coluccini è tornata sul pallone e di prima intenzione senza pensarci troppo come spesso gli capita ha trovato la soluzione migliore, cioè Vanessa Nagni al centro della rigore, poi bravissimo ovviamente Vanessa Nagni nel trafiggere di Bari, fu decisiva in occasione della prima vittoria in questo campionato della Res Roma, Vanessa Nagni nella trasferta contro il Riviera di Romagna, l'avevamo sentita proprio all'indomani di quella vittoria, all'indomani del suo primo gol in questo campionato e la Nagni le ha detto, abbiamo cambiato tanto, abbiamo vissuto tante difficoltà nell'ultima estate ma questa è una squadra che ha le carte ancora per potersi confermare in Serie A
ovviamente per farlo servono anche le giocate del proprio capitano, e la Nagni si è presa sulle spalle, come abbiamo detto anche in apertura, la responsabilità di un intero reparto offensivo. Oggi, almeno per il momento, sembra davvero rispondere presente alle aspettative. Lancio in verticale, adesso ovviamente il Bari deve inventare qualcosa. La compagine biancorossa è sembrata ordinata in questi primi minuti di partita, ma tutt'altro che pericolosa dalle parti di Pipitone. Greggi gestisce questo pallone, poi lo scodella in verticale per Simonetti, anzi scusatemi, per Biasotto. Nagni viene bassissimo a prendere la palla, ancora Vanessa Nagni appoggia dietro verso Gambarotta, che fa correre il pallone per Ciccotti, che a sua volta scorre in orizzontale per Savini. Continua il possesso palla, molto iberico verrebbe da dire, della compagine di Fabio Melillo, soprattutto quando si tratta di impostare la linea difensiva. Simonetti sempre di prima verso Greggi, che poi ancora di prima verso Caruso, che verticalizza per Nagni. Fuori gioco questo caso, probabilmente è questo che è stato segnalato ai danni del capitano della Resto Roma, perché un fallo sembrava davvero non esserci. Fatto sta che riparte la Pink Bari, Novellino non arriva su questo pallone, ci arriva Fracassi che gestisce la sfera, poi si appoggia dietro per Coluccini. Fallo di mano probabilmente di Fracassi, che però protesta per una possibile spinta ai suoi danni. Quindi si ripartirà con un calcio di punizione a favore della compagine biancorossa. Si dovrà ripetere però il calcio di punizione. L'arbitro invita la Morra a indietreggiare il punto di battuta. Eccola qua Antonella Morra, che continua in maniera un po' confusa a chiedere spiegazioni su dove va battuto questo calcio di punizione. Tutto pronto, rimette in gioco la numero 6 della Pink Bari. Lancio in verticale dentro la rigore, prova la sponda in qualche modo Privitera, poi interviene alle sue spalle una giocatrice, Ciccotti con il destro, pallone in verticale verso Nagni, che aggancia tranquillamente la sfera, poi sbaglia di fatto l'appoggio favorendo il recupero da parte di Piro, che alza la testa e verticalizza a cercare una compagna di squadra in avvantaggio Ciccotti, che a sua volta rilancia praticamente nel nulla, dove ci sono solo maglie biancorosse. Soro, Morra di prima, palla però viene recuperata da Coluccini. Biasotto, appoggio dietro verso Gambarotta, Ciccotti. Qualora dovesse rimanere così, ovviamente il risultato sarebbe una vittoria pesantissima per la Resto Roma, l'abbiamo detto anche in sede di presentazione. Siamo soltanto all'ottava di giornata di campionato, dopo di questa ne mancherebbero altre tre, ne mancheranno altre tre alla fine del girone d'andata. Siamo davvero ancora all'inizio fondamentalmente di questa stagione, ma i punti iniziano ad essere pesanti e scontri diretti come questo, sia da una parte che dall'altra, vanno ovviamente vinti. Caso di vittoria la Resto salirebbe addirittura ad 11 punti, dove al momento al quinto posto in classifica troviamo il Tavagnacco. Ovviamente bisogna capire anche quelle che saranno le altre gare, gli altri risultati di questo ottavo turno del campionato di Serie A. Ricordandovi ovviamente il match clou tra Verona e Brescia, diretta in esclusiva Professione Calcio. Pipitone, lancio in verticale lunghissimo come al solito, messo a gioco con le mani in fase offensiva, che va a battere Biasotto. Fase di gioco adesso abbastanza statica, la Resto sta lentamente allentando la propria pressione dopo il gol che ha sbloccato l'incontro. Rimane Sanagni, che adesso gestisce questo pallone sulla linea di fondo, proprio lì da dove gli è arrivato l'assist di Simonetti in occasione della rete che ha sbloccato l'incontro. Minuto numero 24 in corso, ancora 20 più alla fine di un primo tempo tutto sommato divertente e pimpante, che al momento vede la Resto Roma in vantaggio per 1-0 grazie alla rete del proprio capitano Vanessa Nagni. Ancora calcio d'angolo, proprio da dove si è battuto, da dove si è generato anche il gol dell'1-0, sempre sul punto di battuta Simonetti. Si fa incontro la Nagni, traversone lungo di Simonetti, si coordina Caruso, l'anticipo di Morra che le palle alte le prende praticamente tutte. Gambarotta, pallone dentro, direttamente in porta di Bari, torna indietro. Va sotto una traiettoria insidiosa questo tiro cross di Gambarotta. Si è alzato anche un fastidioso vento pochi minuti prima della partita qui all'impianto Raimondo Vianello. Condizioni del campo ovviamente ottime per giocare a pallone. Qua l'aggancio sbagliato di Deborah Novellino. Settimane intense per la numero 3 della Pink Bari. Giovanissima, classe 97, come detto anche in apertura. La storia e la copertina di questa gara è stata votata, ha vinto di fatto le selezioni per le fasi prefinali di Miss Italia 2016, ricevendo di fatto il premio di
prima miss dell'anno. Eccola qua, Debora Novellino che alza la testa, può spingere in velocità, ancora Novellino, prova ad arrivare fino in fondo, poi scarica centralmente per una compagna di squadra. Nella fattispecie la numero 7 Riboldi che prova a restituire la palla a Novellino, ma buona la lettura da parte di Coluccini che ha recuperato già tantissimi palloni. Simonetti, serie di Veronica, ancora Simonetti che manda praticamente a vuoto tutte le avversarie che si fanno incontro. Fracassi, in questo momento si vede benissimo come lo scacchiere tattico di Melillo nel momento in cui si tratta di difendere diventa la classica difesa a 4 con Fracassi che si abbassa in linea con Gambarotta, Ciccotti e Savini. Fase offensiva però la numero 11 fa davvero entrambe le situazioni. Attenzione a Simonetti, palla in verticale servitagli da Greggi, ancora Simonetti con il tacco, aveva letto un movimento di Biasotto che poi però si è spostato troppo al centro, recupera però questo pallone la numero 7 della Ressa, ancora Biasotto che scarica centralmente per Simonetti, colta in controtempo, allora sfera recuperata da Ceci che si complica un po' la vita, poi allontana con il mancino, Gambarotta anticipata di testa da Conte, non c'è nessuna giocatrice però del Bari, allora la sfera viene nuovamente recuperata da Ciccotti che può scodellare in verticale. Recupera la Pink Bari con Rost che addomestica questo pallone, poi apre sulla destra per Riboldi. Ancora Riboldi, punta Fracassi, uno dei duelli sicuramente più interessanti di questa partita. Greggi alza la testa alla giovanissima giocatrice, adesso una palla in verticale dove c'è lo scatto di Morra in anticipo su Nagni, esce Di Bari con qualche istante di ritardo. Morra ovviamente non ha rivali in termini di gioco aereo sulla velocità, però soprattutto con le brevi linee giocatrici avanti ovviamente dell'Aresso Roma può subire qualcosa, che in questo caso sull'accelerazione Nagni gli aveva recuperato qualcosina, poi però l'esperienza ancora della centrale difensiva della Pink Bari lo scorso anno qui all'Aresso Roma ha avuto la meglio. Simonetti danza davanti alla panchina dell'Aresso Roma, alza la testa e scodella dall'altra parte per Biasotto, illuminante apertura della Simonetti. Coluccini alza la testa poi con il destro dentro l'area ancora per Simonetti che si era già proposta, davvero un inizio di partita a ritmi altissimi per la giocatrice numero 97 che non solo ha avuto il merito di permettere alla Nagni da pochi passi di realizzare il gol dell'1-0, ci ha messo del suo a dire la verità anche Vanessa Nagni, sta facendo una partita di grandissima intensità oltre che della solita brillantezza tecnica. Pipitone rischia qualcosino, restituisce il pallone alla Pink Bari, Piro prova un lob di prima intenzione, un drop scusatemi di prima intenzione, pallone che si è perso però abbondantemente in stile rugbistico oltre la recinzione addirittura l'impianto Raimondo Vianello, un errore comunque di Pipitone in fase di disimpegno, lei che comunque con i piedi si è sempre comportata più che egregiamente anche negli ultimi anni. In questo caso però l'estremo difensore dell'Aresso Roma ha commesso un'ingenuità, per poco Piro e la Pink Bari non ne approfittavano, la conclusione però della numero 8 terminata abbondantemente sul fondo. Nel frattempo è cambiato qualcosa anche nello scacchiere tattico del Bari dopo la rete di Vanessa Nagni, perché rimane Privitera in riferimento offensivo, alle sue spalle però oltre che Conte come succedeva già nei primi minuti anche Riboldi che gioca quindi almeno per il momento sembra in posizione un po' più accentrata, quindi due trequartisti di fatto alle spalle dell'unica punta. Attenzione a Piro di prima, ottimo però l'intervento di Savini, la sfera rimane là per Riboldi che termina a terra, c'è il disimpegno da parte dell'Aresso Roma, Greggi gestisce questo pallone, ancora il numero 19 dell'Aresso Roma verso Caruso, la palla poi non viene agganciata da Simonetti e la disimpegno ancora della Pink con Piro, Caruso ancora in fase di interdizione, Coluccini, Simonetti attaccata alle spalle, si appoggia dietro verso Gambarotta, Coluccini, Coluccini apertura sulla sinistra verso Nagni che aggancia questo pallone, si interscambiano in continuazione le giocatrici d'attacco, Novellino qua chiude Nagni, può ripartire Rost, Piro ancora verso Novellino, è in anticipo però Savini puntuale come al solito sulla corsia di sinistra, ha sbagliato davvero pochissimo la numero 4 dell'Aresso Roma fino a questo momento. Privitera attaccata alle spalle da Gambarotta, si gira di prima, prova a servire Novellino, pallone lungo ma tutto sommato raggiungibile, cross di Novellino dentro l'area per Ceci che aggancia col pallone, poi rovesciata spettacolare ma non efficace da parte della numero 11 della Pink Bari, di fatto però sta crescendo almeno in apparenza la fase offensiva della compagine pugliese, buona questa trama sulla destra con l'assist di Novellino per Ceci che ha cercato una giocata davvero difficilissima. Sta crescendo ovviamente l'intensità, la manovra della compagine di Mister Cardone. Ieri durante l'intervista che il sottoscritto ha realizzato a Deborah Novellino, sia il presidente signorile che ovviamente il mister hanno fatto
trapelare a chiare lettere, ok le attenzioni mediatiche, ok tutto quanto, però adesso concentriamoci sul campo, perché la salvezza è ancora ovviamente alla portata, però bisogna iniziare a invertire la rotta. Ripetiamo, una vittoria e 6 sconfitte, in attesa ovviamente di capire come andrà a finire qui al Vianello quest'oggi per la Pink Bari nelle prime 7 giornate del campionato di Serie A 2015-2016. Simonetti, attaccata da Privitera, protegge la palla la numero 97, poi Privitera di fatto serve Biasotto, ancora Simonetti che prova un controllo a seguire, un dribbling incorporato ai danni della diretta avversaria. Ovviamente grandissima sicurezza nei propri mezzi per Simonetti, una giocatrice tra le più promettenti ormai da anni che il calcio femminile italiano propone. Giocatrice che almeno per il momento sembra però aver sposato in pieno la causa Res Roma, ma vederla giocare anno dopo anno, partita dopo partita, certifica una crescita ormai sempre più costante anche da un punto di vista di intelligenza tattica di una giocatrice dotata di grandissimo talento. Attenzione a Nagni, entra dentro la rigore, ancora Nagni, scarico per Simonetti che di prima prova a far scorrere per Biasotto, la palla rimane buona, conclusione di Caruso che si perde abbondantemente sul fondo, ma c'è una deviazione, quindi ancora calcio d'angolo per la Res Roma, ma qualche istante fa, forse a conferma di quello che stavamo dicendo, anzi a smentire quello che stavamo dicendo, un eccesso di sicurezza tecnico-tattica per la Simonetti che ha cercato una giocata troppo leziosa in una fase, in una porzione di campo, in una fase di gioco in cui la concretezza sembrava davvero dover prevalere. Dalla bandierina ancora Simonetti dentro l'area di rigore, non interviene nessuno, o meglio interviene come al solito la Morra ad allontanare, poi però perfeziona il recupero per la Res Roma Greggi che era rimasta più indietro, Villani attaccata non fallosamente secondo il direttore di gara, e quindi si ripartirà con la messa in gioco con le mani a favore della Pink Bari che Deborah Domellino va a battere alla ricerca di una compagna di squadra. La palla si perde ancora sul fondo, guadagna metri, una vera e propria touche in questo caso per la Pink Bari che continua ad avanzare a lenti passi sulla corsia di destra. Novellino prova a cercare Piro, l'anticipo di Greggi che si alza tanto che basta per sporcare questo pallone. Coluccini lotta a centrocampo, poi Cicotti in anticipo, ancora Novellino di testa, Cicotti non interviene neanche Caruso, alle sue spalle puntuale come al solito Savini che scodella questo pallone, Novellino aggancia ma non riesce a controllare come dovrebbe Greggi, Caruso ancora Novellino di testa, poi serie ribatti e ribatti, azioni abbastanza confuse. Caruso prova a mettere ordine lei appoggiando dietro per Coluccini che a sua volta fa scorrere alle spalle per Cicotti che apre sulla destra a cercare Biasotto, colpo di testa di Ceci in anticipo, ancora Coluccini, Biasotto gioca di prima a cercare Coluccini, è in anticipo Privitera che poi subisce probabilmente il fallo di Simonetti, non arriva nessun fischio, arriva soltanto l'indicazione per messa in gioco con le mani a favore della Pink Bari. Privitera gestisce questo pallone, ancora l'intervento puntuale di Caruso in fase di interdizione che spedisce la palla direttamente in tribuna. Stiamo arrivando agli sgoccioli di questo primo tempo, esattamente 32 sul cronometro per quel che riguarda questa prima porzione di gioco qui all'impianto Raimondo Vianello di Roma. Risultato ancora di 1-0 a favore della Res Roma in virtù della rete di Vanessa Nagni. Greggi prova la giocata di prima a cercare Coluccini, buona la fase di interdizione da parte di Maffei, poi Savini, scusatemi, Gambarotta recupera questo pallone, Coluccini fa prolungare verso Biasotto, è in anticipo la numero 5 Soro, sbaglia però l'appoggio verso Ceci che poi perde il pallone, ancora Simonetti lotta come una gladiatrice, poi apre sulla destra per Biasotto, ha spazio per alzare la testa e cercare di calibrare il cross nel miglior modo possibile, traversone di Biasotto che diventa un tiro, pallone che si perde sopra la traversa, avrebbe sicuramente potuto fare qualcosina in più in questa frangente Biasotto, aveva spazio e campo per gestire meglio questa sfera sulla corsia di destra. Intanto arrivano indicazioni anche dalla tribuna alle giocatrici della Pink Bari, qua ovviamente il campo è adiacente agli spalti, soprattutto quando si gioca qui sulla corsia bassa a ridosso appunto anche della nostra postazione, di fatto in tribuna ci si può davvero trovare con una sorta di allenatori aggiunti. Fragassi centralmente per Greggi che fa scorrere per Simonetti, ancora lei al pallone tra i piedi, ha spazio per alzare la testa, solo Simonetti e Nagni da solo in avanti, allora giustamente Simonetti si accontenta, dice scusami Greggi e Nagni, allora Simonetti si accontentava di Biasotto, ancora Simonetti servita da Coluccini, buono il fraseggio, buona la gestione della palla della Res Roma, ancora Coluccini che serve Nagni che fa correre di prima verso Caruso, palasfera viene recuperata dalla difesa della Pink Bari che esce con Morra, Privitera 2 contro 5 essenzialmente, Privitera e Conte che si apre sulla destra, prova l'inserimento Privitera per Conte, la palla era buona, Pipitone esce però in anticipo, tutto sommato ha ottimizzato al massimo
quelle che potevano essere le potenzialità di pericolo di questa situazione. La centravanti della Pink Maria, attenzione, lancio di Pipitone, attente Bernagni che si ritrova dentro la rigore, attaccata da Novellino che gli protegge in qualche modo l'uscita là di Bari, che poi non serve di fatto perché la sfera si allunga sul fondo, rimane a terra Vanessa Nagni. Un po' sorpresa però in questo frangente la retroguardia della Pink Bari su questo lunghissimo rilancio di Pipitone. La palla in pratica è arrivata fin dentro l'area di rigore della compagine pugliese. Nagni si è ritrovata in una buona posizione, Novellino le è passata davanti e ha protetto non tanto l'uscita di Bari quanto quella della palla sul fondo. Nagni intanto era rimasta a terra, forse una botta al braccio, si è rialzata però il capitano della Ressa Roma che fin qui sta decidendo la partita. Di Bari rimette in gioco questo pallone. Purtroppo c'era anche una giocatrice della Ressa Roma, la Biasotto, se non abbiamo visto male, a terra all'altezza del centrocampo, ma semplicemente per allacciarsi gli scarpini, approfittando dell'interruzione di gioco. Tocco di prima, molto buono di Piero per Privitera, giocata di prima. Giocano bene le ragazze del Bari quando si tratta di mettere a terra il pallone. Qua Novellino sbaglia però clamorosamente, costretta a ripiegare la morra che si complica la vita oltremodo. Rost, Novellino ancora dietro per Morra che verticalizza di prima, l'intervento puntuale di Savini. Piro Caruso gestisce questa sfera, pallone in verticale verso Nagni che di prima si appoggia dietro per Greggi. Vedete anche la variabilità in termini di posizione in campo da parte di Giada Greggi, altra giocatrice di grandissime prospettive, la numero 19 della Ress Roma, altra giocatrice così come Simonetti che deve forse migliorare qualcosina in termini di impostazione tattica, ma che Melillo sta lasciando veramente libera di esprimersi almeno quest'oggi sul rettangolo di gioco. Simonetti è in anticipo alle sue spalle Maffei, Privitera, Ciccotti in anticipo, pulito almeno in apparenza, ma non è di questo di parere il direttore di gara, quindi calcio di punizione a favore della Pink Bari che va a battere Piro su pressione dell'altra numero 8 Coluccini, che gli impedisce di fatto una battuta anticipata. Stato anime abbastanza caldi qui sugli spalti, ma ripetiamo, una gara che vale già tanto per il proseguo del campionato sia della Pink Bari che della Ress Roma. Piro con il destro sul secondo palo verso Morra che aveva scelto bene l'elevazione, un terzo tempo in corsa per la numero 6 della Pink Bari che non è riuscita però a schiacciare come avrebbe dovuto e voluto verso la porta avversaria. Ha sfiorato, diciamolo così, il gol dell'ex, andandoci effettivamente neanche troppo vicino. Tonella Morra, quindi rimessa dal fondo, affidata ancora al lunghissimo calcio di Pirone, di Pipitone, scusatemi. Ancora Pipitone con il destro, però in realtà un po' sbilenco in questo caso. Simonetti la raccoglie direttamente sul fondo. Novellino deve mettere in gioco lei con le mani. Controfallo nel frattempo perché il Novellino ha pesantemente guadagnato metri e quindi si dovrà ribattere. Gara fin qui non proprio impeccabile per Deborah Novellino, qualche imprecisione di troppo. C'è la grande attesa ovviamente, come abbiamo detto, in lungo e largo anche in questo primo tempo nei confronti della giovanissima numero 3 del Bari. Nagni la domestica questo pallone, attaccata proprio da Novellino. Ancora Nagni alza la testa, poi vede il movimento di una compagna, in realtà la butta dentro, non c'è nessuno. Ancora Simonetti appoggia dietro per Coluccini, dialogano le due giocatrici forse di maggior tecnica del centrocampo giallorosso. Fuori gioco di Biasotto, Coluccini e Simonetti si trovano a memoria in alcuni frangenti, d'altronde parlano la stessa lingua in termini tecnici. Privitera gestisce questo pallone, l'intervento di Biasotto che gli sottrae il pallone, poi scarica centralmente per Caruso verso Greggi, si gioca ancora in un fazzoletto, ancora Biasotto che fa correre per Simonetti a campo la 97, ancora Simonetti entra dentro la rigore, ancora Simonetti, conclusione con il destro di Bari, si oppone poi in qualche modo si salva con una spaccata la Morra e pallone in calcio d'angolo, giocata di prima che ha liberato Simonetti che ha scelto in questo caso la soluzione individuale, facendo bene tutto sommato visto che non c'era una compagna di squadra libera all'interno dell'area di rigore. Buono il riflesso di Dybala che si è ritrovata la palla per lo più addosso, poi Morra ha perfezionato il disimpegno. Calcio d'angolo ancora per la Ress Roma, ancora con Simonetti dalla bandierina, traversone lungo sul secondo palo, Dovaria fracassi di destra, la rimette in gioco per Caruso che ha spazio per pensare il tiro, poi si coordina la Greggi
conclusione con il destro, corpo troppo all'indietro, palla che si alza abbondantemente sopra la traversa, ma la resta Roma manda a referto un'altra occasione da gol, legittimando anche in termini di conclusioni il vantaggio che fino a questo momento sta maturando al Bianello. Rimessa dal fondo di Bari, Simonetti di testa, salta addirittura sopra la Pirro che gli dà almeno una quindicina di centimetri, lotta davvero come una gladiatrice, ha iniziato questo 2016 al meglio, la giocatrice numero 97 della Resto Roma, fin qui al mio modestissimo parere migliore in campo del primo tempo, colpo di testa di Conte che serve Riboldi che prova a inventare qualcosa, sulla destra c'è anche Novellino, poi prolunga la Riboldi praticamente nel nulla dove c'è Savini in anticipo, poi l'attacca Conte commettendo anche fallo, calcio di punizione a favore della Resto Roma, scaraventata un po' nel nulla questa palla da parte di Riboldi, la sta facendo presente mister Cardone in panchina, Riboldi prova a dare la sua versione dei fatti, manca qualcosina quando si tratta di arrivare in fase di a ridosso fondamentalmente all'area di rigore per la Pink Bari, fase di costruzione, ogni tanto si perde un po' la bussola tra le righe giallo biancorosse. Mentre almeno la tribuna sembra continuamente mutevole lo schieramento tattico delle ragazze ospiti, anche se forse si tratta semplicemente di posizioni provvisorie in base alle situazioni. Qua Ceci non aggancia, o meglio aggancia questo pallone ma lo fa scivolare poi sul fondo, Gambarotta con le mani, Ciccotti alza la testa, la numero 18 della Resto Roma che poi si rifugia alle spalle verso Pipitone, gestisce questo pallone, sarà lei a calciarlo. Apertura sulla destra verso Biasotto, Ena anticipa alle sue spalle Maffei che scaraventa il pallone direttamente in fallo laterale. Coluccini salta un avversario, poi tiene il pallone in gioco, danza sulla linea di fondo, non era uscito il pallone, in effetti anche a noi è sembrato così, proteste vivaci. Comunque fatto sta che il guardalini assegna la rimessa in gioco con le mani a favore della Pink Bari, ma sembrava anche a noi in effetti non fosse uscito il pallone, ripetiamo siamo molto vicino al rettangolo di gioco e quando si gioca di fatto qui sotto la nostra postazione abbiamo ottima visione anche delle dinamiche a ridosso della linea di fondo. Morra, fatto sta che mai e poi mai ci sostituiremo al direttore di gala e tanto meno ai suoi assistenti. Novellino, Ceci, posizione centrale in questo momento, a dimostrazione di quello che dicevo prima, sembrano cambiare in continuazione posizioni in campo le ragazze della Pink Bari. Biasotto in verticale, non interviene Rosoro, troppo lunga per Nanni, la palla arriva di Bari che ha un controllo difettoso ma per sua fortuna posizione sono soltanto lei ed Antonella Morra. Novellino, Rost, ancora Novellino, prova a tessere una trama la compagine barese, palla in verticale di Novellino verso Riboldi, fuori gioco, si alza in tempo la linea difensiva della Resto Roma, era allineato anche il guardaline alto, sventola la propria bandierina e si ripartirà con un calcio di punizione che va a battere Pipitone. Adesso ad esempio sembra essersi ricomposto quel 4-4-2 che vediamo già inizio partita con Conti in appoggio a Privitera e Riboldi più sulla linea di centrocampo. Ottimo qua l'intervento di Gambarotta che prolunga per Simonetti che a sua volta di testa fa correre verso Nanni, è in anticipo Soro che si appoggia per Mora che a sua volta apre per Novellino, Novellino con l'esterno destro verso Riboldi, Riboldi in verticale a cercare il movimento di una compagna di squadra, la trova in Conte che a sua volta scarica centralmente, pallone raggiunto da Privitera al limite dell'area di rigore, ancora 1-2 con Riboldi, Privitera con il destro in spaccata cadendo, pallone che scivola sul fondo, ci ha provato la numero 9 della Pink Barit senza troppe pretese, però a dir la verità sembra l'unica davvero lì in avanti a creare qualcosina a Privitera. Nel frattempo siamo ormai all'ultimo giro di lancette di questo primo tempo, da capire se ci sarà recupero, crediamo di no effettivamente, nessuna sostituzione, giusto un leggero infortunio per la Nagni, forse ci sarà il solito classico minutino. Pallone adesso in verticale, Simonetti di Bari in anticipo con i piedi, la spedisce direttamente sul fondo, impossibile raggiungere questa palla per Ceci, l'arbitro guarda il proprio orologio, lo sguardo anche verso le panchine, Coluccini, Simonetti, Biasotto, con il destro
prova a servire Nani, ci riesce, poi la finisce col perdere la capitana della Roma. E allora riparte la Pink Bari per quello che potrebbe essere l'ultimo assalto di questo primo tempo. Riboldi traccia in due il campo, ancora Pereno per Riboldi con il mancino, ottima la lettura di Savini che non si è spostata di un millimetro, rimanendo sulla sua posizione e intervenendo su questo filtrante della Riboldi verso la Privitera. Adesso interviene l'arbitro con questo fallo a favore della Res Roma. Primo tempo che di fatto si è concluso, stiamo giocando secondi addizionali, non abbiamo visto nessun tipo di chiamata da parte del direttore di gara, ma con molta probabilità avrà concesso un classico minuto di recupero. Simonetti, Morra, Simonetti anticipata da Ceci che prende in pieno volto una compagna di squadra, la palla ritorna nella Res Roma, Coluccini, Simonetti con il tacco ancora per Coluccini, si trovano a meraviglia le due giocatrici in termini di fraseggio a centrocampo. Palla adesso qua lunga però da parte di Coluccini verso Biasotto. Di Bari arriva solo adesso a dire la verità, la segnalazione da parte del recupero del direttore di gara, una discrepanza, perché vediamo l'assistente della panchina della Res Roma con la tabellina luminosa a bordo campo. Eccolo qua, un minuto di recupero, quindi c'era una discrepanza di almeno una buona manciata di secondi, aggiungerei io, tra il nostro cronometro e quello del direttore di gara. Lancio in verticale di Savini, colpo di testa di Morra, appoggio dietro verso Maffei, gestisce questo pallone Piro, Novellino avanza la numero 3 dal Pink Bari, ha spazio per farlo, ancora Novellino, traversone dentro l'area di rigore, intervento col mancino da parte di Biasotto. Novellino gestisce questo pallone, continuano a dire è finita la tribuna della Res Roma, in effetti anche secondo il nostro cronometro sarebbe dovuto essere così, forse abbiamo preso male i conti noi, perché no, magari l'arbitro ha fatto partire con qualche istante di ritardo, non crediamo ovviamente, però fatto sta che si giocherà ancora qualche secondo qui all'impianto Raimondo Vianello in questo primo tempo. Pallone gestito ancora la Pink Bari, prova una conclusione molto difficile Piro. Arriva in questo momento il duplice fischio da parte del direttore di gara, si va tutti a riposo e negli spogliatoi ovviamente con il risultato parziale di Res Roma 1 Pink Bari 0 decide la rete realizzata da Vanessa Nagni. Nuova Peugeot 208, Move Your Energy. Scegli la best technology Peugeot. 208 con Peugeot ai cockpit e motore PureTech. Engine of the Year 2015. Peugeot. Nasce Eni Diesel Plus, il nuovo diesel che con il 15% di componente rinnovabile contribuisce a ridurre le emissioni di CO2. Abbiamo l'energia per vederlo, abbiamo l'energia per farlo. Siamo l'avanguardia del fashion, del design, della tecnologia. Siamo i precursori, gli esploratori, i pionieri. Il nostro compito è far evolvere il mondo. Siamo l'avanguardia. Scopriamo nuove strade, le apriamo, le illuminiamo e non ci fermiamo. Andiamo oltre. Stanno arrivando. E arriveranno in centinaia, forse migliaia. Vogliono una cosa sola da noi. Calciatori Panini 2015-2016, la collezione più ricca di sempre. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.
Se questo sport esistesse, potresti già scommetterci con Sisal Match Point. Perché il futuro delle scommesse è da noi. Scopri Sisal Live Channel, un canale in esclusiva Match Point per scommettere live su eventi da tutto il mondo. Sisal Match Point. Reinventiamo il gioco ogni giorno. Per noi, fare innovazione per l'ambiente significa saper vedere. Dove c'era una raffineria tradizionale, abbiamo visto una bioraffineria. E dove c'era un diesel, abbiamo visto un diesel nuovo, che grazie al 15% di componente rinnovabile contribuisce a ridurre le emissioni di CO2. Abbiamo l'energia per vederlo, abbiamo l'energia per farlo.